7 animali più belli del mondo. Numero 7. Rana pixie. La rana toro africana è un anfibio situato nel sud dell'Angola, Botswana, Kenya, Malawi o Sudafrica. È il più grande degli anfibi trovati nell'Africa meridionale, potendo raggiungere più di 2 kg di peso e 25 cm di lunghezza. Questa specie è minacciata dal consumo umano della sua carne e può vivere fino a 40 anni. È un animale dalla carnagione tozza, dove le dimensioni della testa risaltano rispetto al resto del corpo. Questa rana è carnivora e si distingue per la sua grande voracità, essendo capace di ingoiare insetti, piccoli roditori, rettili come serpenti, piccoli uccelli e persino altri anfibi. Questo anfibio trascorre gran parte dell'anno in uno stato di torpore, sepolto sotto il fango, avvalendosi delle zampe posteriori con le quali può scavare. Esce nella stagione delle piogge torrenziali, quando la terra sopra di essa si ritira. Numero 6. Colibrì dalla testa viola. Questo colibrì è originario del Sud America ed è noto per il suo piumaggio spettacolare. La sua testa è di un colore viola intenso con riflessi blu, verdi e rossi. Il corpo è blu metallizzato con riflessi rossi e verdi. È un uccello molto piccolo, misura solo circa 10 cm di lunghezza. È molto attivo e vive principalmente nelle umide foreste tropicali. Si nutre principalmente di nettare dei fiori ed è un importante impollinatore per molte piante. È una specie in via di estinzione a causa della deforestazione e della frammentazione del suo habitat naturale. Numero 5. Ippopotami. Sono animali voluminosi, quadrupedi, con un corpo tozzo, a forma di botte, e una grande testa con bocca larga e muso spesso. Hanno una pelle liscia e senza peli priva di ghiandole sebacee, quindi si disidratano facilmente fuori dall'acqua. Un ippopotamo comune adulto può misurare fino a 3,5 metri di lunghezza e pesare tra 1,4 e 3,2 tonnellate, e di solito trascorre 16 ore al giorno immerso in fiumi, laghi e altri specchi d'acqua, poiché i suoi occhi e le sue narici si trovano sopra il testa e lo permettono. Poi escono a pascolare sulla terraferma dopo il tramonto. Sono ottimi nuotatori, in grado di trascorrere fino a 5 minuti sott'acqua trattenendo il respiro, e possono anche percorrere brevi distanze a velocità che si avvicinano ai 30 km all'ora. Numero 4. Cicogna nera. È un grande ed elegante uccello migratore, con una lunghezza di circa 100 cm e un'apertura alare compresa tra 145 e 155 cm. È noto per il suo piumaggio nero con riflessi bluastri, la sua parte ventrale bianca e il suo becco e intorno ai suoi intensi occhi arancioni. La coda è lunga e dritta e le zampe sono lunghe e sottili. È un uccello solitario che percorre grandi distanze durante le sue migrazioni. Si nutre principalmente di pesci, rane e rettili. Trattandosi di una specie migratrice, nidifica in Europa e in Asia, ma sverna in Africa. La cicogna nera è considerata un simbolo di buona fortuna e lealtà in alcune culture. Numero 3. Elefante marino. Deve il suo nome comune non solo alle sue enormi dimensioni, ma anche alla presenza nei maschi adulti di una proboscide che pende sopra la bocca, e che può essere gonfiata insieme ad una sacca sopra il muso. Questa corta proboscide è lunga circa 30 metri, viene utilizzato per combattere o minacciare altri maschi durante la stagione riproduttiva. Presenta uno spiccato dimorfismo sessuale, poiché i maschi adulti possono misurare oltre 4,5 metri di lunghezza e raggiungere un peso compreso tra 2200 e 4000 kg, anche se sono stati censiti esemplari di oltre 6 metri e oltre 6000 kg. Più piccolo, non superiore a 3,5 metri e 900 kg. La popolazione mondiale è di circa 650.000 individui. Diversi studi e monitoraggi hanno indicato le rotte percorse dagli elefanti marini, dimostrando che la loro principale area di alimentazione è ai margini del continente antartico. Sebbene gli elefanti marini possano di tanto in tanto sbarcare in Antartide per riposarsi o accoppiarsi, si riuniscono per riprodursi in località subantartiche. Numero 2. Scoiattolo rosso. È uno degli scoiattoli più diffusi nelle foreste europee, ed è comune vederli in natura quando svolgiamo attività in montagna. Il suo mantello marrone diventa rossastro in primavera, dandogli il nome e un bell'aspetto.
una curiosità dello scoiattolo rosso è il suo modo di proteggersi dal sole quando non ci sono ombre nelle vicinanze, e cioè che questo animale può alzare la coda e usarla come ombrello per proteggersi nelle ore di maggior irraggiamento solare. Numero 1. Balena assassina. Sebbene la maggior parte delle persone pensi che le orche siano balene, in realtà sono delfini, poiché appartengono alla famiglia Delfinidae. Infatti, è il più grande delfino attualmente esistente. Vive in tutti gli oceani del pianeta e spesso può essere avvistato da punti privilegiati della costa. È un animale davvero intelligente che può sviluppare strategie di caccia di gruppo e ha un complesso mondo emotivo e un sistema di comunicazione. Il suo aspetto da grande delfino e i suoi colori bianco e nero, che ricordano l'orso panda, lo rendono uno degli animali più belli ed eleganti del mondo.